Benvenuti ai sindaci di Robecco d'Oglio e Pontevico. Oggi siamo qui per chiedervi come è iniziata la collaborazione e l'amicizia tra i vostri due comuni, come proseguirà nel tempo, ma soprattutto cosa rappresenta per voi lo sportello telematico dell'edilizia che abbiamo inaugurato questa mattina. Comincio io. No, chiaramente noi quando abbiamo deciso di avviare questa collaborazione l'abbiamo fatto dando sostanzialmente una veste giuridica a quelle che nel corso degli anni sono stati i legami, i rapporti, le abitudini tra le nostre comunità. Nel senso che, come ampiamente detto e riconosciuto, Robecco e Pontevico nel corso degli anni hanno sempre visto il proprio territorio quasi come se fosse un territorio unico, e cioè proprio a livello anche di manifestazioni, a livello di associazioni, c'era un grande scambio, quindi le associazioni sportive di Robecco potevano comunque proseguire la loro attività grazie comunque a utenza anche di Pontevico e viceversa. Da un punto di vista anche produttivo, nelle nostre aziende lavorano persone di residenti a Pontevico, e persone di Robecco lavorano in aziende sul territorio di Pontevico, quindi sono da sempre realtà comunque considerate dall'utenza dei cittadini quasi come una realtà unica. A livello commerciale Robecco è un po' più povero, quindi non offre ai propri cittadini grandi risorse da cui poter attingere, e quindi sono i nostri cittadini che si spostano a Pontevico. Quindi noi, il nostro ruolo è stato quello di cercare di dare una veste giuridica a quella che poi è un'abitudine che nel corso degli anni ormai le nostre cittadinanze stanno avendo, insomma. Sì, vado sullo sportello unico per l'edilizia, quindi condivido in pieno quello che ha detto Marco, evidentemente, e questa sinergia che nasce tra i due comuni ha anche un tassello fondamentale con questo sportello, perché l'idea è quella di riuscire a rendere il più efficiente possibile l'interazione col cittadino, dando anche un servizio sempre più pronto, sempre più efficace e anche nel rispetto dei tempi. Da questo punto di vista, questi strumenti sono convinto che ci serviranno moltissimo dal punto di vista tecnico, e come accennavo già durante il convegno, evidentemente c'è bisogno che anche il nostro staff operativo sia ben armonizzato e ben formato anche dal punto di vista dell'interazione col cittadino, utilizzando anche strumenti nuovi. Quindi sono convinto che questo sia un tassello fondamentale, un punto di partenza che ci porterà grossi benefici.